Buonasera e benvenuti a questa particolare puntata dedicata all'anoressia. L'ho voluta, intanto ringrazio Alba di essere qui con noi e essendo lei la protagonista della sua storia, che l'ha vista cadere in anoressia e poi come ne sta uscendo fuori, per non dire. Alba, intanto grazie di essere qui con noi. Ecco, Grazie per l'invito. Alba è una ragazza di 22 anni, è fiorentina come me, però lei è forse più cittadina di me. Io sono un po' più campagnolo. E l'ho voluta organizzare qui nella pagina di Bicicliste perché in questi anni che mi sono dedicata al ciclismo femminile, purtroppo ho incontrato anche storie anonime, ma di ragazze che sono cadute nell'anoressia. Quindi ho pensato che una ragazza come Alba, che questa anoressia l'ha subita, l'ha combattuta, l'ha riconosciuta, ha deciso di andare in cura, si è curata e poi ha il coraggio di raccontarla perché ormai è un po' come dire ormai sono sconfitto, anche se credo che possa essere d'aiuto sia per le persone che ne possano soffrire, sia per le persone che hanno qualche indizio, sia anche per chi gli sta accanto, i genitori, i fidanzati, fidanzate, eccetera. Alba, te la parola. Allora, a parte buonasera a tutti e grazie ancora per l'invito. Purtroppo sì, l'anoressia, come i disturbi alimentari in generale, anche la bulimia, sono disturbi molto comuni. In Italia ne soffre tipo 3 milioni di persone, qualcosa del genere, che è un numero altissimo e non se ne parla abbastanza. Proprio per questo io cerco di parlarne il più possibile sui social per far conoscere questo disturbo. Che quando mi sono ammalata io avevo un'idea di cosa fosse un'anoressica, ma non sapevo cosa fosse l'anoressia. Addirittura pensavo che chi soffrisse di anoressia fosse una persona che faceva i capricci solo per fare la modella. Ci sono dovuta passare per conoscere questo disturbo e credo che sia una cosa sbagliatissima e spero un futuro divenga un disturbo molto più conosciuto e molto più, diciamo, curabile, diciamo, quasi Più prevedibile, prevenibile. cioè sì, molto, speriamo. E purtroppo sono molto diffusi negli sport questi disturbi, poiché, come dicevamo prima, un corpo magro può essere anche un corpo che dà prestazioni migliori. Però è pericolosissimo. Ecco, infatti, inizialmente si associava all'anoressia, si incolpava dell'anoressia è un po' questa moda delle modelle di volere delle ragazze magrissime, delle 38 che pesano una piuma di oca, diciamo, e quindi però andandomi un po' a documentare ho visto che comunque non è così semplice perché l'anoressia è una malattia complessa. E non Sì, molto. è neanche così scontata da assegnare a una motivazione, no? No, io penso non ci sia quasi mai una motivazione precisa, cioè in pochissimi casi. Principalmente è un insieme di cose, anni di insicurezze e spesso può essere anche, diciamo, ereditabile da un punto di vista genetico come disturbo. Quindi non è mai facile. Ci può essere anche una predisposizione, diciamo, caratteriale, fisica, Sì. psicofisica per determinati motivi di nascita, però ho visto ci possono essere cause cliniche, addirittura può uscire fuori anche nel prendere sostanze stupefacenti, può venire dallo Sì. stress, dal mobbing, quando una persona Bullizzata sul lavoro, sì.
sul lavoro, ma anche nello sport, no? Anche involontariamente, però come testimoniò qui una ragazzina, una ciclista, se io mi sentivo talmente pressata, talmente che aveva smesso di mangiare, e poi grazie al fratello. E scusa se mi interrompo un po', però sento dei rumori come un ritorno di voce o qualcosa. Non è che ci hai acceso qualche cassa lì da te? No, no. Cassa no. Ah, e allora no. Niente. E quindi può dipendere da tante cose, però andiamo sulla tua storia, sperando che sia d'aiuto, come si diceva all'inizio. Quando non ti sei accorta di essere caduta nell'anoressia, cioè che te ne sei accorta dopo? Sì, io inizialmente pensavo fosse tutto normale, anche perché è nato non come un mi metto a dieta perché voglio dimagrire, nacque tutto con un vabbè, sta arrivando l'estate, magari mi riguardo un po' di più, magari smetto di mangiare le schifezze, le patatine mentre guardo la TV, roba così. E col passare del tempo una cosa tirò l'altra, ma in modo del tutto quasi naturale, io non mi accorsi di niente. Iniziai a fare tanto sport, però mi sembrava tutto normale, dovuto per la mia testa, normalissimo. Tanto che la gente intorno a me iniziò a preoccuparsi vedendomi sempre più magra, e per me però erano gli altri quasi pazzi che vedevano cose, cioè si preoccupavano per cose inutili. Poi col tempo iniziai a rendermi conto anche io che anche mangiare una mela mi creava molta fatica, molto disagio, e dissi ok, forse c'è qualcosa che non va. E così ne parlai con mia madre, iniziai a vedere i primi dottori che mi dissero, cioè alla fine arrivò la diagnosi, anoressia nervosa. E però anche lì all'inizio non fu facile dire ok, ho questo disturbo. All'inizio era no, vabbè, anche il dottore non capisce molto, cioè si sta sbagliando. Quindi quando escan fuori, che poi la famiglia, magari chi ti sta d'intorno, si ne accorge, e i primi consigli, le prime parole sono sempre prese magari all'incontro di come vengano dette, no? Sì, no, anzi io prendevo tutto molto male, cioè mi arrabbiavo con nulla, mi arrabbiavo veramente in modo cattivo, ero molto fissa, nervosa, sulla difensiva. Oltretutto i miei genitori, che anche loro come me, sì, sapevano cosa poteva essere l'anoressia, ma non avevano la minima idea di come poterla gestire, perché poi sono malattie che ne senti parlare ma non ti aspetti mai di ritrovartele in casa. Quindi magari loro all'inizio cercavano tipo di obbligarmi a mangiare la pasta, che io i carboidrati li avevo tolti tutti, e quindi pianti, litigate, grida. Si creava anche un ambiente in casa che in realtà non era favorevole, nonostante loro lo facessero per il mio bene, però era sbagliatissimo cercare di obbligarmi, quasi ricattarmi a mangiare. Infatti, quando poi io iniziai a essere seguita dal centro per disturbi alimentari, anche per loro ci furono diversi incontri con degli psicologhi dove gli spiegavano cioè come comportarsi con me. Quindi magari questa è la prima cosa che si impara, no? Almeno io, in questi casi, mai imporre alla figlia, al figlio, determinate cose con superficialità, perché si fa peggio che meglio, no? Si scatena, sì. Poi... E la meglio cosa è quella, magari, invece di rifarsi con la figlia o col figlio, di andare a parlare con chi di dovere per farci dare dei consigli su come affrontare questa situazione. Sì, anche perché per me, che ero nel pieno della mia malattia, i miei genitori che cercavano di spingermi a mangiare, io non li vedevo come complici nella mia battaglia, ma li vedevo più come nemici.
perché non sentivo di avere un sostegno, ma sentivo più di avere un qualcosa che mi obbligava a mangiare. Ecco, ma perché una ragazza, diciamo per la classica prova costume, decide di mangiare meno per mettersi in forma? Cosa ti vedevi che non andava in te? Allora, io non ho mai amato, fin da piccina, la mia pancia. La vedevo enorme. E questo deriva anche da una distorsione mentale. Cioè io tutt'oggi in realtà non la vedo molto bene, ma sono consapevole che non è possibile che io abbia una che ci vedi male, diciamo così. Sì. Sei consapevole che ci vedi, quando guardi la pancia ci vedi male. Sì, meglio non guardarla, perché tanto è un po' come un daltonico, il verde lo vede rosso. Poverino, lui non lo fa apposta, lui davvero lo vede rosso, però non è rosso, è verde. Ecco, un po' uguale io con la mia pancia, fin da piccina l'ho sempre vista male, tanto che non indossavo mai maglie attillate, anzi, extra large erano le mie preferite. E questa pancia mi metteva a disagio proprio, io la vivevo come un disagio, una cosa da nascondere, una cosa di cui vergognarmi. E infatti poi durante la malattia comunque la pancia è sempre rimasta, cioè non appena mangiavo un po' di più si gonfiava, e per me era una tragedia. E da questo pensiero di perdere qualche etto, insomma di andare in forma, si scatena poi involontariamente un meccanismo che ti porta a mangiare sempre di meno, a non rendersene conto, e fino al punto, quando è che poi hai capito che c'era qualcosa che non andava? Quando, a parte io in quel periodo già vivevo da sola, frequentavo l'università, mi resi conto che non riuscivo praticamente più nemmeno a alzarmi dal letto, non riuscivo ad andare a lezione. Se ci andavo non riuscivo a stare concentrata, a prendere appunti, cioè ero proprio disconnessa. E anche mangiare cose. Una specie di, diciamo, poteva essere caduta anche in una specie di depressione, forse non nel senso lato della parola, ma in uno stato di non completa lucidità. No, sì. Quello, ma anche una vera e propria depressione, perché il sottopeso porta alla depressione. Inevitabilmente il tuo corpo smette di produrre, diciamo, gli ormoni della felicità. Quindi già in quel periodo ero totalmente depressa, cioè ero in piena depressione. Però mi resi conto che anche mangiare una mela, che una mela non è veramente niente, mi creava veramente tantissime difficoltà, proprio pensieri, paure, sentivo il bisogno di bruciarla subito facendo sport, e dissi ok, questa non è vita. Ai tempi avevo 20 anni e dissi questa non è la vita di una ventenne. Vedevo le mie amiche che la sera uscivano, mi chiamavano e dicevano dai Alba esci, andiamo a fare un giro, e io non ce la facevo per la stanchezza, per la debolezza, non era vita. Avevo sempre sonno, sempre freddo, anche in piena estate io giravo con la copertina in casa. E questo immagino che sia dovuto al fatto che il corpo non aveva più quelle proteine, quegli alimenti che servono per far carburare bene tutto il motore, no? Sì, poi diciamo il grasso serve proprio per riscaldare il corpo. E io non ne avevo più, ero pelle e ossa, quindi il freddo era fisso, ma era un freddo. Ci sta che ci sia inciso anche il fatto che abitando da sola, lontana da casa, con lo studio, lo stress, tutta una serie di situazioni, in quel momento la tua vita com'era? Cioè anche a livello sentimentale era tutto tranquillo, o c'era qualcosa che ti mancava?
No, mancare in realtà non mi mancava niente, però sì, ero perennemente sotto stress, poi pretendevo tanto da me stessa, spesso pretendevo anche più del dovuto, cioè volevo riuscire a dare tutti gli esami con il massimo dei voti, quindi pretendevo di studiare, cioè stavo ore e ore sui libri a studiare, cioè pretendevo tantissimo. Oltretutto il fatto di vivere lontano da casa, secondo me non ha peggiorato la situazione, però ha fatto sì che non ci fosse nessuno che mi dicesse: guarda Alba, questo non è un pasto, perché io vivo da sola e anche a quei tempi vivevo da sola. Quindi durante, cioè, potevo benissimo mangiare il nulla e nessuno che poteva dirmi: guarda Alba, questo non è un pasto. Non c'era nessuno che mi controllava o si potesse preoccupare per me. Un mix di cose che magari a corta si scatenano tutte insieme, no? Perché anche questa troppa rigidità che avevi, magari, insieme forse a un pochino di mancanza d'autostima, forse il volere, no? Perché la rigidità a volte viene anche perché una persona si mette in discussione per ottenere quello che crede di non essere in grado di ottenere. Sì. Quindi la mancanza di un po' di esercizio fisico, un po' di t'ha portato involontariamente a metterti in mano a questa malattia. Ha Sì, trovato le porte aperte, via. poi io lo dico sempre, secondo me sono state tante cose messe insieme che hanno creato il mix perfetto per far scattare il disturbo alimentare, che ora con il senno di poi io penso di aver, diciamo, avuto problemi alimentari fin da prima che si scatenasse l'anoressia vera e propria. Perché tutte le superiori le ho vissute con un estremo disagio in cui alternavo periodi dove cercavo di anche lì non mangiare o mangiare pochissimo, con periodi dove invece non mi abbuffavo ma mangiavo in modo tranquillo, quasi eccessivo. Il mio peso si alterna, cioè per i 5 anni alle superiori il mio peso è variato su alti e bassi in modo anche abbastanza drastico. Questo non è oltretutto salutare per il corpo. Però una volta poi arrivata all'università da sola, volevo essere, diciamo, la figlia modello, pretendevo tanto da me quasi la perfezione, probabilmente ha fatto sì che scattasse il tutto. Sì, ma lo capisco perché io, nonostante che sia sempre stato un'ottima forchetta, anche viziato sotto questo aspetto, quindi anche un buon gustaio sono diventato per forza, però c'è stato un periodo della mia vita che se mi era andato via l'appetito non mangiavo più, ma proprio perché stavo male. E allora mi sforzavo, però era peggio perché poi non digerivo e quindi e chiaramente non ero affetto da anoressia, però magari se non mi fosse passato quel momento e non avessi ritrovato subito la serenità, magari era lì che mi aspettava e mi diceva: ora se continui così, becco anche te. Sì, anche perché comunque l'anoressia e i disturbi alimentari in generale non se ne parla, ma sono molto comuni anche nei maschi. Molto spesso, cioè, la gente dice: ma come, anche i maschi si possono ammalare di queste cose? Sì, e anzi, la maggior parte delle volte sui maschi è ancora più difficile da diagnosticare, da accettare, da capire. Sì, infatti ho visto che spulciando il tuo profilo che poi è venuto a mancare un ragazzo giovane di 20 anni, no? È un ragazzo che ora non ho poi approfondito la storia, comunque hanno parlato la famiglia e tutto, insomma è stato cercato anche di curarlo, però purtroppo sono Ah. arrivati tardi e quindi poi una sera è andata a letto. Sì, e non E si è la più mattina non si svegliato. è più svegliato. È un pochino, era un po' la tua paura anche questa, no? Sì, oltre che la mia, perché
nel mentre che stiamo male, non ci pensiamo quasi al rischio che corriamo, perché con un sottopeso bassissimo il rischio di infarto è molto alto. E succede spessissimo che ragazzi che soffrono di questi disturbi vadino a letto e non si sveglino più, perché il cuore nella notte smette di battere. E io, nel mentre che lo vivevo, non era una cosa che mi spaventava. Cioè, i dottori me lo dicevano sempre: guarda, Alba, c'è questo rischio, devi stare molto attenta. Però io la vivevo come una cosa che sì, poteva succedere, ma non a me, non era il mio caso. Mentre ora so che ero il terrore dei miei genitori. I miei genitori tutte le sere andavano a letto pregando che il giorno dopo io mi fossi risvegliata. Ecco, così se ho capito, praticamente ti sfinivi giorno dopo giorno senza rendertene conto, e più passava il tempo e più che rischiavi di spegnerti, proprio come una candela. Sì, ma il periodo prima del mio ricovero in pratica ero già totalmente spenta, ero uno zombie, ero fissa, totalmente assente, cioè immersa nei miei pensieri che erano tutti legati al cibo, al bruciare, alle calorie, e al pensare a cosa avrei mangiato nelle ore successive, cosa non avrei mangiato. Non ero più una persona, cioè non riuscivo a fare un discorso completo in pratica, cioè mi assentavo cioè, totalmente. Ero Ecco, ma presente ma avere assente. questo cattivo rapporto magari con il proprio corpo, e a cosa porta? Cioè, oltre che a un problema tuo, si rispecchiava poi, lo riportavi anche quando uscivi, quindi magari uscivi meno volentieri, al mare non andavi, o col Sì. fidanzato, com'era il rapporto il fidanzato, magari una persona che non gli piace il corpo e si deve spogliare, Sì, immagino no, che sia un bel problema. sì, al mare da sempre non mi era mai piaciuto mettermi in costume. In quel periodo poi non era affatto facile perché non ce li avevo, ma mi sentivo gli occhi addosso, mi sentivo tutto il tempo giudicata e soprattutto sentivo come di dovermi nascondere io, come se dovessi nascondere il mio corpo, come se nessuno avesse un corpo, nessuno avesse delle imperfezioni, come se io fossi l'unica imperfetta ed era una sensazione bruttissima. E anche con il partner non era affatto semplice, cioè io non volevo essere toccata, non volevo essere guardata, cioè. Quando mi spogliavo quasi gli chiedevo per favore girati, cosa che non è normale, non è salutare in una coppia. Ecco, ma il fatto che la gente ti guardasse, da una parte posso capire che ti dà fastidio, dà fastidio anche a tutti, anche a me, se uno mi guarda, io, ma che vuoi? Cioè, però da una parte ti poteva anche far scattare qualche riflessione da dire, ma perché questa gente mi guarda così? Allora, ora in realtà se qualcuno mi guarda la cosa mia, cioè, mi è quasi indifferente. A quei tempi era molto cioè dipendeva molto da come ero vestita. Ad esempio, se ero in mare, cioè se ero al mare era quasi una tragedia. Mi sentivo giudicata, mi sentivo, non lo so, sotto pressione, sotto osservazione. Mentre tipo d'inverno, il fatto di essere guardata lo prendevo in realtà un po' a periodi, però c'era delle volte dove vedevo chiaramente la gente che mi guardava e magari indicava la persona accanto e gli diceva oddio, guarda quella com'è magra. E io però la prendevo quasi come una vittoria, cioè dicevo, cioè, non so, mi sentivo come un passo avanti a tutti, cioè ero quasi convinta che la gente mi invidiasse, quando in realtà, cioè, era uno scheletro, non c'era niente da invidiare, ero un sacchetto di ossa. Quindi, sì, infatti, praticamente
per te avevi raggiunto quello che era, diciamo, il tuo obiettivo, quello di essere magra, più magra possibile, che la pancetta non ci fosse assolutamente, anche se non c'era, quindi non riuscivi a essere obiettiva, fare un esame obiettivo di te stessa. No, assolutamente. Oltretutto c'erano le giornate no, dove la lucidità era proprio zero, dove io addirittura guardandomi allo specchio, cioè, tipo, mi ricordo ci fu un periodo dove a quel punto pesavo sui 38 kg, quindi ero veramente niente, mi guardavo allo specchio e mi vedevo enorme, proprio grassa, cioè mi vedo più magra adesso che come mi vedevo in quel periodo, nonostante ora... Cioè, 38 kg li ho salutati da un po'. Quant'è il peso ora? Se te lo so, che è una domandaccia questa, no? Allora, è una domandaccia, ma in realtà io non so il mio peso. Perché i dottori smisero di dirmelo, poiché una volta, mentre ero nel percorso di guarigione, però prima del ricovero, in una settimana presi tipo 200 grammi, che 200 grammi sono forse un bicchiere d'acqua. E io l'ho presi talmente male che la settimana dopo alla visita avevo perso un chilo. Cioè, scavavo il niente in pratica. E da lì mi dissero, ok Alba, non ti diremo più il peso. Inizialmente fu bruttissimo, mentre poi col tempo ho deciso, cioè tu ora sono io a non volerlo sapere. A volte i medici me lo dicono, ma vuoi sapere il peso? E io non lo voglio sapere, io non sono il numero, non voglio etichettarmi con un numero. Non mi interessa, sto bene, questo è l'importante. Ecco, questo sì. E com'è avvenuto quel momento in cui hai deciso insieme chi è stata a farti decidere di passare una visita, andare dai dottori e poi ricoverarti? Allora, diciamo, le visite ero arrivata al punto in cui avevo detto io a mia madre: mamma, io penso di avere un problema, non sto bene. Sicché inizialmente, anzi, eravamo andati dal medico di famiglia, che è quello a cui solitamente una persona si rivolge all'inizio, e mi aveva consigliato di andare da uno psichiatra a parlare. Sicché il primo mese, dopo aver detto ok, forse ho bisogno di un aiuto, vidi questo psichiatra, ma non mi ci trovai bene, non riuscivo ad aprirmi, oltretutto il mio peso continuava a scendere, quindi con la mia famiglia decidemmo di provare a sentire una nutrizionista e niente, trovammo addirittura questo centro per disturbi alimentari dove avevi a disposizione non solo la nutrizionista, ma anche lo psichiatra, gli psicologi, i gruppi di sostegno. E quindi andavo lì, che io inizialmente non sapevo bene cosa mi aspettava, quindi non fu nemmeno facilissimo accettare tutti questi dottori addosso. Però poi lì mi trovai molto bene, nonostante il mio peso nei mesi continuò a scendere, alla fine dovetti accettare il ricovero, che però anche accettare il ricovero non fu affatto facile, cioè ci furono un po' di mesi, diciamo, settimane in cui mi dicevano: Alba, devi ricoverarti, Alba, hai bisogno di un ricovero, Alba, hai un peso troppo basso. E io facevo: no, 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 grazie. Dicevo: mi impegno di più, no, no, ma io mangio, non vi preoccupate, è tutto ok, è tutto sotto controllo, questo famoso controllo che credevo di avere quando in realtà non controllavo niente. Cioè, la mia vita là Che controllava poi la malattia. involontariamente si diventa anche un po' bugiardelli, no? Perché si tende a Bugiardissimo. nascondere, a giustificarsi. Sì, a parte a giustificarsi, ma poi proprio a mentire, però quasi credendo alle proprie bugie. Cioè, io ad esempio camminavo tantissimo tutti i giorni, cercavo di camminare il più possibile, cioè magari dicevo esco con le amiche e poi in realtà me ne andavo semplicemente a camminare. Però io quasi ci credevo quando dicevo: mamma, io esco con le mie amiche, cioè
Io uscivo con la mia amica, peccato che la mia amica fosse la mia malattia. Stavi bene da sola. Sì, quello purtroppo sì, Quindi, perché è una malattia che tende a isolarti. diciamo che sono stati i medici che hanno fatto un lavoro con te psicologico, insomma, per piano piano portarti ad accettare il ricovero. Sì, no, i medici sono stati indispensabili. Io penso che senza il sostegno dei medici non ne sarei uscita, cioè non so nemmeno se sarei arrivata qua ad oggi. I medici sono stati indispensabili, come è stato indispensabile il ricovero. A me il ricovero mi ha davvero aiutato tantissimo. Allora, qual è il tuo consiglio a tutte quelle ragazze che ho visto anche su Instagram hanno chiesto di registrare la puntata per riascoltarla, una mi ha anche contattato in privato. Cioè, qual è il tuo consiglio? Quando si sentano con questi sintomi, cosa dovrebbero fare? Allora, secondo me la prima cosa è chiedere aiuto, che è indispensabile. Purtroppo perché no, è un disturbo mentale, per cui i nostri pensieri non sono pensieri, diciamo, reali, pensieri giusti, sono pensieri sbagliati, quindi fai fatica anche a capire che il tuo pensiero non è corretto. Quindi la cosa migliore è chiedere aiuto agli esperti. Oltretutto ci sono anche diversi numeri verdi da chiamare, totalmente gratuiti e anonimi, dove si può chiedere consigli, si può chiedere informazioni e cioè basta cercare su internet e ci sono diversi centri per i disturbi alimentari. Non abbastanza, ma comunque tendenzialmente in ogni regione ci sono. E quindi contattare qualcuno secondo me è la cosa ideale, però anche magari provare ad aprirsi a parlarne con la famiglia o con un amico se si fa paura. Sì. parlarne con calma con la famiglia, che comunque sono le persone che ti hanno messo al mondo, quindi parlandoci con umiltà, come una figlia deve parlare ai genitori, ma no, una richiesta proprio d'aiuto. Purtroppo, perlomeno come è stata la mia esperienza, finché diciamo non hanno addestrato i miei genitori, non è stato facile parlare con loro, poiché era un devi mangiare, cioè non capivano che io proprio non ci riuscivo, non è che non volevo, non ci riuscivo. Quindi infatti il mio consiglio tendenzialmente è più chiedere aiuto a un esperto. Però secondo me anche parlarne comunque con qualcuno, anche un'amica, un parente, fa sempre bene, anche perché parlandone è più facile cioè buttarlo fuori è più facile per rendersi conto che i tuoi pensieri non sono poi così stabili come sembrano nella tua testa. Però credo che dal momento che arrivi a essere consapevole che ne devi parlare con qualcuno, È potrebbe già già anche tardi. essere un po' troppo tardi. Sì, molto spesso è così. Infatti, secondo me ci dovrebbe essere una prevenzione molto più grossa di quello che c'è, perché non sono disturbi facili da prevenire, però soprattutto se li vivi, secondo me non te ne accorgi. Cioè, non te ne accorgi finché non è troppo tardi. Però un occhio esterno, se avesse la consapevolezza e la conoscenza di cos'è un disturbo alimentare e che comportamenti ha, perché comunque certi comportamenti, ad esempio, io che li conosco, cioè, li conosco e li riconosco subito. Se ci fosse più conoscenza, secondo me sarebbero anche più facili da prevenire e da riconoscere i primi sintomi. Purtroppo per ora non c'è, speriamo in un futuro migliore. Quindi poi alla fine, ecco, ma quando si va da uno psicologo, uno psichiatra e cerca di scavare, già credo che per una donna farsi scavare troppo è complicato, no? Non gli piace normalmente. In quei momenti, nelle domande, in quello che ti fanno raccontare, si dice la verità oppure si dice anche la tua verità o quello che ti torna meglio dire, come funziona in questi momenti?
Allora, probabilmente dipende anche da che rapporto si viene a creare tra la persona e il proprio dottore, diciamo. Però è un po' un mix tra quello che mi fa comodo dire e la verità. Però anche su quello, io che ero seguita da dottori specializzati in disturbi alimentari, diciamo, se ne rendevano conto quando magari dicevo le classiche bugie, cioè conoscevano, sapevano anche come interpretare le mie parole. Vabbè, sono esperti nel settore, quindi magari a te si sembrava di passare la liscia, però loro sapevano bene che valore Sì. dare a tutto quello. Tant'è che fortunatamente, insomma, poi alla fine sei arrivata alla decisione di metterti in mano anche alla medicina. Ma come è avvenuta la scelta? Ho visto che ti sei ricoverata all'ospedale di Empoli. Sì. Com'è avvenuta la scelta di questo ospedale? Che non tutti ne dicano tutto questo bene, però io per esempio, anch'io per altre cose, però mi sono trovato bene. Ma com'è avvenuta la scelta dell'ospedale di Empoli? Allora, in realtà la scelta è stata sul consiglio dei dottori che mi seguivano. Diciamo, potevo tendenzialmente scegliere tra Villa De Pini, che è una residenza per disturbi alimentari dove non credo che la mettano il sondino, è più un lavoro molto più grosso dove pian piano ti rinsegnano a mangiare. Però io per il mio sottopeso era piuttosto grave e una cosa e un'altra mi consigliarono di andare lì e di mettere il sondino, ovvero l'alimentazione artificiale. E Quel non fu. famoso canaletto che ti avevano messo al naso. Sì, che è un tubino molto fine che viene inserito dal naso ma arriva nello stomaco. Quindi io non avevo scelta, cioè non è che decidevo se mangiare o no. Cioè, oltretutto avevo una dieta da seguire e tutto, però comunque c'era questa sacca del sondino che volere o volare nel mio stomaco ci arrivava. E è stato di enorme aiuto, anche perché proprio il sottopeso ti crea questa situazione mentale che peggiora tutto, ti alimenta i pensieri, diciamo. Ci fu uno studio, tra l'altro, molto famoso nel 1944, se non sbaglio, fatto in America da questo dottore, che prese tipo una trentina di obiettori di coscienza e li tenne per mesi, in questa struttura, dove inizialmente mangiavano normalmente e lui appuntava tutti i loro comportamenti. Dopodiché li mise per 24 settimane con una restrizione calorica molto importante e persero un sacco di peso tutti e si scoprì che iniziarono ad avere i classici comportamenti da disturbo alimentare, che non erano dati però dal disturbo alimentare, sono comportamenti che vengono dati dal sottopeso, cioè il cervello reagisce così con un sottopeso. E quindi è importante riaumentare il peso proprio anche per avere una mente più lucida e riuscire a dire ok, no, è difficile ma devo mangiarlo. E quindi per me il sondino fu veramente una salvezza perché proprio mi rendevo conto che giorno dopo giorno avevo la mente un pochettino più lucida e riuscivo a dire ok, questi pensieri non sono pensieri giusti, non sono pensieri reali. Mi vorrei soffermare un attimino per poi riprendere il discorso sul il sottopeso, perché questa è una cosa che riguarda le sportive, no? Che volenti o non volenti, troppe ragazze in diversi sport per perdere peso in maniera sbagliata utilizzano dei medicinali oppure smettono di mangiare oppure altre cose e a cosa porta, detto proprio da te, andare sottopeso? Oltre alla Allora, famosa, che poi scatena questa famosa menorrea che tante che è sportive pericolosissima. hanno, e per loro gli sembra normale, ma non è normale, no?
No, assolutamente. Allora sì, il sottopeso ti porta a una condizione mentale dove il cibo, cioè tutti i tuoi pensieri si concentrano sul cibo, si tende oltretutto a mangiare in modo molto più lento e masticare molto di più, che sembrerebbe essere una cosa del cervello che ti dà quasi l'idea di mangiare di più di quello che te mangi. Oltretutto, mangiare diventa una sorta di rituale, dove ogni bocconcino che mangi ti ci concentri tantissimo, cioè lo mastichi tantissimo, cerchi di sentire il sapore, anche se poi con il sottopeso avanzato perdi quasi la sensibilità dei sapori. Poi si sviluppa la menorrea, che la menorrea sembra quasi una sciocchezza, soprattutto per le ragazze. Quasi sembra una cosa bella non avere il ciclo, che per noi è un incubo, però fa malissimo al corpo, fa malissimo alle ossa e degli studi hanno dimostrato anche che con il passare degli anni aumenta il rischio del cancro alle ovaie in seguito, quando si è poi più là con l'età, ma lo aumenta di tantissimo. Quindi anche le sportive, diciamo, quasi professioniste, che hanno un pochino troppi infortuni, che hanno la rottura di un qualcosa un po' troppo facilmente, che sono affette dalla menorrea perché sono dei crissini, che gli sembra di andare più forte, però rischiano la vita. Sì, anche perché comunque la menorrea ti porta ad avere le ossa molto più deboli, quindi è anche molto più facile romperle. E oltretutto, quando il corpo non ha più del grasso da bruciare per poter andare avanti, perché comunque diciamo il corpo ha bisogno di cibo un po' come una macchina ha bisogno della benzina, tende a andare a mangiare per trovare diciamo la benzina. I muscoli del corpo. Quindi, soprattutto una sportiva, cioè, magari si ha l'idea di essere più migliore, diciamo, però in realtà, i muscoli vengono mangiati dal proprio corpo per andare avanti, quindi non è nemmeno un'ottima scelta per la qualità dello sport. Quindi abbiamo un po' approfondito in parole abbastanza semplici cosa significa non avere una corretta alimentazione anche a livello sportivo, alle ragazze gli porta questa menorrea, quando inizia questa menorrea è un campanellaccio d'allarme che ti dice attenzione che qui Sì, non va proprio perché bene niente. il fatto di non avere il ciclo è perché il corpo in quel momento non può permettersi né di farti avere il ciclo né di sostenere una gravidanza, ma anche semplicemente il fatto di avere il ciclo, cioè, se vuol dire che il tuo corpo non se lo può permettere è perché è un corpo sofferente, che non sta bene, non è sano. Quindi ragazze, attenzione, le cose vanno fatte con le dovute maniere per chi fa lo sport, ci sono nutrizionisti, ci sono i medici, ci sono gli allenatori specializzati che sono in grado di farvi allenare, di farvi fare tutto, però stando in salute. Anche perché se non sei in salute poi hai voglia di essere magra, ma non si sta fermi, figuriamoci. Andare in bicicletta a piedi o in altri sport. Ecco, e ritornando a questa tua permanenza in ospedale, quindi questo famoso alimentazione che comunque ho capito ti viene messa dentro lo stomaco e non per via venosa, proprio perché lo Allora, stomaco si deve abituare a ricevere ancora le energie, le proteine, mangiare. Anche se liquido. sì, le sostanze nutritive. Allora, in realtà esistono anche le flebo, però non vorrei dire una cavolata, ma non penso siano, diciamo, come il sondino vero e proprio. Poiché comunque il sondino ti va a mettere nel corpo vere e proprie sostanze nutritive di cui il tuo corpo ha bisogno.
Poi, oltretutto, comunque, come ti ho già detto, io seguivo anche una dieta, quindi mangiavo. Però, dato che comunque non riuscivo a mangiare abbastanza, c'era lui che spingeva il cibo dentro. Quindi, allora, tondino, al momento che l'energia si arriva anche la testa si incomincia, il cervello inizia a rifunzionare meglio perché tutto il corpo piano piano ti sentivi più forte. E Sì. come ti controllavano e cose, se ti davano anche altri medicinali, altri tipi Allora, io, cioè, comunque ero nel reparto di psichiatria, quindi ero, diciamo, sorvegliata, cioè, tutti i giorni. vista. Come, scusa? Eri sorvegliata a vista. Sì, in pratica sì, ora chiaramente avevo la mia stanza, avevo i miei spazi, però qualsiasi crisi, qualsiasi attimo di panico, di terrore, avevo un sostegno psicologico pronto ad aiutarmi, il che anche quello era molto utile. Oltretutto anche gli infermieri, cioè io a Empoli mi sono trovata benissimo perché anche gli infermieri erano, diciamo, preparati e sapevano come comportarsi con me. Quindi magari non c'erano i dottori, cioè non c'era lo psichiatra, però al mio primo cenno di crisi c'era un infermiere pronto a cercare di tranquillizzarmi, ad aiutarmi. Cioè, anche durante i pasti avevo sempre un infermiere lì che se vedeva che facevo fatica a mangiare un pasto veniva lì, cercava di sostenermi. Anche una semplice parola, dai, puoi farcela, era molto di aiuto. E sì, ero e sono tuttora sotto farmaci, sono sotto antidepressivi, tuttora ora spero di finirli, poiché, cioè, spero di interromperli presto perché ora mi sento molto meglio, però sono stati indispensabili anche i farmaci. Ecco, come antidepressivi, che azione ha? Tanto ci è venuta a trovare Albina Di Santolo, che è una nostra follower delle cicliste, che saluto e ci dà la buonasera. Ma che azione hanno gli antidepressivi in una situazione come la tua? Allora, oltretutto nel mio caso, cioè, i farmaci che prendo io funzionano sia da antidepressivo che da ansiolitico. Però, diciamo, vanno a introdurre nel tuo corpo quegli ormoni, i famosi ormoni della felicità, che il tuo corpo non riesce più a produrre a causa del sottopeso o comunque a causa della depressione e di questi disturbi. E non sono farmaci che li prendi e domani stai bene. Ci vuole un determinato tempo, a volte settimane, a volte ora mesi, mi sembra eccessivo. Un mesetto così perché funzionino ci vogliono, poi anche lì devi pian piano trovare il dosaggio e tutto. Però sì, ti aiutano a stare molto meglio, soprattutto anche con l'ansia, cioè con il tempo ti senti molto più tranquillo e rilassato, anche semplicemente davanti a un pasto, che tendenzialmente a noi un pasto ci crea molta ansia. E con quelli riesci a sentirti un po' più rilassato. Anche perché se sono soprattutto se te ti è stato diagnosticato un'anoressia nervosa, quindi magari è quest'ansia che ti avevi dentro di te che ti ha anche scatenato questa situazione, no? L'antidepressivo ti stabilizza un po' l'umore, te lo alza un po', ti entra in corpo, diciamo, quelle sostanze che ti riattivano. Praticamente è come un riattivamento graduale di tutto il tuo metabolismo. Sì, diciamo ti riportano da un punto di vista ormonale, credo, perché penso che comunque gli ormoni, cioè sì, gli ormoni incidono molto sullo stato d'animo, e diciamo molto più stabile, molto più normale soprattutto. Diciamo si vanno a sovrapporre a quel bruttissimo stato d'animo che ti porta invece il sottopeso, dove anche sorridere diventa veramente un'enorme fatica, invece. Quindi sì, infatti leggendo la storia di questo ragazzo mi ha colpito
il fatto che lui avesse detto smetto di mangiare perché almeno sono sicuro che muoio prima. Cioè, e questo anch'io che non sono un dottore, uno psicologo, però si fa capire che c'è una depressione in atto, c'è un problema proprio a livello psicologico, penso, no? Sì, però cioè, io penso un po' che noi anoressici, perché anoressici non è corretto, tendiamo a diciamo esporre, cioè sì, esporre i nostri problemi tramite il cibo. Cioè, come se li sfogassimo sul cibo. Qualsiasi sofferenza, problema che non riusciamo a esternare, lo esterniamo tramite la nostra assunzione di cibo, comunque il nostro rapporto con il cibo. Che non è facile in realtà nemmeno da spiegare. Sì, o forse anche viceversa. Cioè, penso anche forse viceversa, nel senso che poi ne va a toccare il cibo, perché è la prima cosa che ti va a mancare l'appetito, ti va a mancare piano piano, un po' come dicevi all'inizio, ti spengi piano piano, non hai più voglia di uscire, di andare con gli amici, di fare niente, stai a letto, ti prende freddo perché non hai l'energia, non hai la benzina addosso, e quindi è un po' un gatto che si morde la coda, insomma, l'espressione forse non è appropriata, ma. No, però sì, cioè, il succo è quello, ci facciamo del male. Anche se. Quindi. Vai, vai, scusa. No, bisogna i genitori, fidanzati, fidanzate, le persone che si accorgano che un loro amico, un'amica, una figlia o una compagna ha determinate, bisogna che nel modo che dicevi prima, quindi contattando degli specialisti, si riesca a intervenire il prima possibile per evitare che si entri in questo meccanismo di depressivo che ti porta poi in una situazione che a riportarla in equilibrio ci vuole un po' di tempo. Sì, no, ci vuole tantissimo tempo, anche perché è un po' come se uno avesse due ferite, quella del corpo e quella della mente. Anche perché il sottopeso, cioè l'estrema magrezza è una conseguenza dell'anoressia. Cioè, nel senso, io ad esempio ad oggi fisicamente ho un corpo sano, un corpo che funziona, tutto a posto. Quindi, diciamo, la ferita del corpo l'ho rimarginata. Ancora invece sto lavorando, sto cercando pian piano di far guarire quella della mente. Nonostante io sia più di un anno che sono uscita dal ricovero, su questo ancora ci vogliono anni e anni di lavoro, purtroppo, sulla mente. Ecco, non so se sarà appropriato farti una domanda su quali possono essere in questo momento i tuoi problemi psicologici che ti possono uscire o no. Non so se te la posso fare questa domanda, se tu puoi rispondere, ecco, perché magari ho visto, ho letto, ho visto i tuoi video che hai affrontato questa cosa, l'hai portata al pubblico, e questo per chi conosce un po' queste malattie sa quanto. Quale vittoria, no? È come vince un campionato, è come vince un'Olimpiadi per uno sportivo. È andare in Sì. pubblico a parlare del proprio corpo, dei propri problemi per voi anoressici, diciamo, se vi vogliamo categorizzare così. Quindi, però, ecco, mi immagino che non si guarisca in un anno o due, che ci voglia del tempo, ma gli strascichi psicologici al momento quali sono? Cos'è che a volte ti può venire in mente che ci vuole subito uno che ti dica ehi? No, vabbè, diciamo ancora magari non è sempre facile dire ok, stasera vado a cena fuori, oppure magari un pasto più complesso, o poi dipende molto dal periodo, perché anche la guarigione non è, diciamo, una scalinata, è più una montagna russa, alti e bassi che si alternano. Quindi magari a volte può
sia difficile anche dire mangio davanti a persone che non mi hanno mai visto mangiare. Dipende molto dai pensieri che ti manda la testa. Come può essere, diciamo, un piccolo disagio il fatto di andare una settimana al mare e quindi stare parecchi giorni in costume, dove magari c'è un giorno che hai la pancia un po' più gonfia, magari c'è un giorno in cui ti vedi male, e non è facilissimo tuttora, però diciamo ad oggi è molto più facile dire ok, non è facile, non hai dei bei pensieri, ma pensa anche a quanto veramente sei te a pensare questa cosa e quanto è la tua malattia che te la fa pensare. Quanto quindi diciamo che rimane dentro e comunque da una parte ci deve anche un pochino rimanere, perché è quella che ti aiuta in certi momenti, no? Quando ti prende, che magari tu sai che devi reagire perché c'è stata la malattia. Cioè, non so se riesco a spiegarmi. Sì, no, e reagire per me è sempre importante, anche perché io a causa della malattia ho perso quasi un anno di università. Dal vivere da sola sono dovuta tornare a vivere con i miei genitori e poi andare a vivere per un po' di tempo in ospedale. Cioè, so cosa la malattia può portarmi via, cosa mi ha già portato via, ed è stato tanto duro riprendermelo, e sicuramente non voglio che accada di nuovo. Cioè, la vita è troppo bella per quanto complicata, e però non ho intenzione di lasciarmela sfuggire di nuovo. Ecco, diciamo che hai già assaggiato il morso del lupo e sai benissimo che non c'è, che quando si sente vuol dire che c'è da reagire. Sì, c'è da stringere i denti e combattere. Però ecco, mi è piaciuto il tuo, è un po' un percorso ballonato, no? Sali, scendi, e piano piano si arriva, speriamo, a una linea. Ecco, c'è un altro nostro amico, Gaetano Senesi, che non so con quale professionalità, però lui pensa in maniera proprio bonaria, no? E dice: il consiglio che posso dare a Alba è di pensare a dei momenti, a delle fantastiche giornate. Sì, ecco, come dire, quando si chiama questi momenti in cui crisi, di pensare ai giorni più belli, funziona così o è peggio e meglio, com'è vista da te? Allora, sicuramente pensare alle belle giornate, ai bei ricordi aiuta, però purtroppo quando sei nella giornata non è nemmeno facile, ma non è nemmeno, cioè è come se non avessi la voglia, la volontà di essere felice. Cioè, stai male e ti senti come se lo devi vivere quel dolore, che non è affatto piacevole, però non è una cosa chiaramente che scegliamo, di stare male. Se si potesse scegliere, penso che non lo sceglierebbe nessuno. E non è facile nemmeno però pensare allo star bene in quei momenti. Sei talmente preso dal dolore, dalla giornata, no? I pensieri, che non è facile distrarsi. È un po' come se gli prendesse un momento di un attacco di panico che magari dura per un giorno. Sì. E quindi ti scombussola, ti manda fuori orbita, non riesci più neanche a pensare a cosa dovresti pensare. Sì, 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 è un po' come quando nuoti in un fiume e la corrente ti inizia a spingere in una direzione. Che magari ci provi a nuotare dalla parte opposta, ma non è facile, non ce la fai in maniera semplice, diciamo così. Poi chiaramente l'aiuto di parlarne con qualcuno, di sfogarsi, è molto di aiuto, però non è comunque mai semplice, diciamo. La mente è una cosa complessissima, secondo me. Che non sia semplice come tutte le malattie, perché
oggi si pensa che l'anoressia, tutte quelle malattie che vengono dalla testa, non vuol dire che una persona è matta o chissà cosa. Sono malattie che prendono e che vanno come tutte le malattie, bisogna reagire, bisogna curarsi, bisogna mettersi in mano ai professionisti, quelli veri, alle strutture che ti seguono, e come purtroppo chi ha avuto anche altre malattie ha dovuto fare la solita strada, cioè non è che si leva un dente e tutto a posto. No, infatti una cosa di cui io ho sempre detto, ne voglio parlare di questa malattia, perché cioè, tendenzialmente la gente si vergogna di dire sì, ok, soffro, ho sofferto di un disturbo alimentare. Io una cosa di cui invece mi sono sentita quasi di dover parlare, proprio perché non ne parlava nessuno, perché ho detto aspetta, cioè una persona magari si ammala di qualsiasi cosa e lo può dire chiaramente, perché io non lo posso dire, perché devo nascondere questa cosa, cioè perché devo vergognarmi quando magari ma questo è normalissimo. Questo input è uscito solo da te oppure anche in sede di trattamento psicologico con lo psichiatra, la psicologo? È un consiglio che danno loro, è proprio una cosa tua caratteriale, che ti sei sentita di far così? No, è una cosa che è uscita da me, proprio perché prima di ammalarmi non conoscevo questo disturbo. Lo conoscevo a grandi linee, ma con idee totalmente sbagliate, cioè che un'anoressica fosse così magra perché voleva fare la modella, penso sia la cosa più sbagliata che ci sia. E quindi ho detto, cioè, io ho dovuto vivere questo disturbo per imparare cosa fosse, cosa volesse dire. Praticamente anche la mia famiglia ha detto non è possibile, soprattutto vedendo i numeri di quante persone si ammalano in Italia, ma anche nel mondo. Sì che ho detto, vabbè, probabilmente non servirà molto, però provo a parlarne sui social, che inizialmente mi seguivano i miei amici e basta. Forse nemmeno i miei parenti mi seguivano su Instagram, perché io iniziavo a parlarne su Instagram. E invece piano piano comunque non aiutava magari molte persone, però comunque le persone che mi seguivano, ma anche i miei amici, allora ho cercato di spiegare cosa fosse il mio disturbo. Poi durante il ricovero decisi di fare un video diario, che quello in realtà non doveva essere pubblicato su YouTube, era una cosa più per me, perché mi aiutava a sfogarmi. E mesi dopo, tra l'altro un anno fa esatto all'incirca, era inizio agosto penso, cioè, riguardando i video del ricovero dissi aspetta, ma se provo a pubblicarli magari può aiutare qualcuno a vedere il mio percorso, che comunque era stato un ottimo percorso. Sì, proviamo, cioè, ma non pensavo di avere tutto questo successo, diciamo. Più che successo, credo che ho visto anche da queste ragazze che mi hanno contattato su Instagram, no? Che ci sia proprio da parte di chi soffre di questa malattia la voglia di parlarne con altre persone, di ascoltare, di confrontarsi. Ecco, guardando i tuoi video mi è rimasto impresso, quindi io dico mi è piaciuto in dove tu vai a intervistare le ragazze anonime, perché non si vedono nel viso, e che fanno parte di un club, hanno fatto, che si chiama La Rinascita delle Farfalle, no? È un po' voi ragazze che rinascete dopo esservi quasi annientate involontariamente, ma non per volontà vostra, cioè non è che Alba ha deciso di annientarsi, non si è accorta che si stava annientando, ma non per colpa sua, cioè un po' la filosofia del discorso è questa. Sì, è stata la malattia che mi ha portato ad annientarmi. Sì, no, quell'intervista in realtà era proprio perché volevo un po' far vedere il fatto di, a parte quante ragazze
perché eravamo abbastanza ragazze, ma poi soprattutto tutte di età diversa, tutte provenienti da parti d'Italia diverse, e nonostante questo non significasse che, cioè, nessuna voleva da grande fare la modella. C'era chi voleva fare la dottoressa, chi voleva fare la maestra, chi la psicologa. E volevo far vedere proprio questo, che, cioè, non siamo ragazze che fanno dei capricci. Siamo ragazze che purtroppo stanno male a causa di una malattia. Una malattia che prende, e a quel punto sono cavoli amari fino a che non si trova la forza di reagire. Ecco, chi riesce a reagire fa il percorso che ha fatto Alba, ritorna a vivere la sua vita. Infatti la vediamo qui felice. Ecco, ma la tua vita ora? C'hai un nuovo compagno, c'è il solito compagno, sei innamorata, come stai? Ecco, diciamolo, anche perché di solito qui ci viene questa pagina è bazzicata da tanti corteggiatori, perché le cicliste sono tutte belle, no? E allora venga qui con la speranza di beccare quella single. No, sono fidanzata da poco in realtà, però purtroppo non sono single. No, comunque... purtroppo per loro, purtroppo ma per loro, fortuna, sì. No? Per te e per il tuo ragazzo, insomma. No, io ora sono felice. Diciamo, la quarantena mi ha un po' fatto scivolare in un giù. Dopo la quarantena, piano piano, sto risalendo, comunque sto bene, niente di grave. Ho iniziato l'università, ho iniziato a vivere da sola, esco con le amiche, mi diverto, esco col fidanzato, vado in vacanza, vado a mangiare fuori, quindi... Infatti, ho visto la puntata della tua prima uscita al mare, no? Carina, bella, perché insomma con la tua sensibilità, dolcezza, hai raccontato quel giorno come che per te ha avuto un valore importantissimo. Sì, il primo giorno di mare, quindi davanti a tutti e soprattutto davanti ai miei amici, che sembra strano, ma quando hai certi disturbi, il farsi vedere che si sta bene davanti alle persone che si conosce non è affatto facile. Come, non lo so bene spiegare, ma è una cosa che spaventa molto. E quindi inizialmente ero un po' preoccupata, terrorizzata, e spaventata che qualcuno potesse magari dirmi anche un semplice ti vedo bene, che per me un ti vedo bene potevo prenderla come un complimento. Oppure sì, non è facile neanche per loro, no? O uno non c'entra anche detto discorso, o se no non è facile. No, è veramente complicato, perché chiaramente ti vedo bene è un complimento. Poi siamo noi che magari un ti vedo bene lo interpretiamo come un ti vedo aumentata di peso, che uno si sente mancare il fiato, anche se in realtà in certi casi, cioè, l'aumento di peso, soprattutto nella nostra situazione, è una cosa di cui secondo me uno deve addirittura andare fiero, perché vuol dire che stai lottando in modo concreto, però non è mai facile da accettare. E quindi quel giorno sì, ero abbastanza terrorizzata, poi oltretutto terrorizzata dal mio nuovo corpo, perché ero entrata, cioè io sono davvero entrata con un corpo nel ricovero e uscita quasi con un altro corpo, e anche quello non è stato facile da accettare e da metabolizzare. Però visto che ti sei fatta delle belle girate a piedi insieme a tutti i tuoi amici, al ragazzo, sì. L'ho visto con una bella pizza a mano, oltretutto ho ascoltato che sei una fatita delle schiacciate, no? Noi fiorentini la schiacciata, noi toscani la schiacciata è la schiacciata, eh. La schiacciata, dillo a me la schiacciata, io mi ero fatto il forno a legna. Però poi un mio amico nutrizionista di Firenze mi ha detto: sei diventato intollerante alla farina, stop e schiacciate. No. È come se mi avesse sparato una fucilata, comunque. Faceva meno male la fucilata, forse. O ti ammazza, o se no che sarà. Ecco,
infatti il forno è già un anno o due che è spento e purtroppo lo riaccendo. Ora mi sono messo un po' a dieta, ho ripreso ad andare in bicicletta, ma non ti farebbe bene montare su una bicicletta, magari con la nostra maglietta cicliste, e andare a fare una bella passeggiata così spensierata, una pedalata? Allora, darei un'enorme gioia sia a mio babbo che al mio fidanzato, che sono tutti e due ciclisti. Però non sono cioè, non amo troppo lo sport ora come ora. A parte poi nei periodi dove mi prende l'iperattività, che anche l'iperattività va a braccetto con i disturbi alimentari, che è il bisogno di bruciare, la necessità, il dovere. E quindi allora in quei casi vado più a camminare o cose così. Però, cioè, non ho mai fatto ciclismo in realtà, quindi non saprei se... Se ho capito bene, il fidanzato è un appassionato di ciclismo. Sì. C'ha la bicicletta, va in bicicletta. Sì. E allora la fidanzata deve seguirlo un po' il fidanzato, non lo mandare solo in bicicletta. Dici no? Ma vacci insieme anche te, io te l'ho detto per questo, no? Il ciclista quando va in bicicletta. Non la tradisce la bicicletta, stai tranquilla. Però una bella giratina, così per le colline, mette appetito, capito? Vedrò, ora mi informerò se mi trovano una bicicletta. Ma devi andare con la maglia nostra, però la maglia te la regalo io, te la mando io, il completino a tutte le cicliste, noi si vestono senza problemi. Però, senti, quindi, poi ti manderò a far vedere i nostri completini. E quindi, adesso, insomma, si è capito che ha ritrovato la strada della felicità, della salute, e che stai uscendo piano piano, diciamo che ormai il peggio è alle spalle. Sì, per fortuna spero che il peggio sia alle spalle, spero in futuro di non avere dei grandi scivoloni e di non riuscire a combatterli. Sì, questo magari è un po' come insegna lo sport, no? Si cade, bisogna sapersi rialzare, tanto si sa che si cade, cioè tutti siamo caduti quando si faceva ciclisti o le corse o a piedi, si cade, ci si alza e si riparte, e quindi questa è la vita, cioè a te è capitato di cadere in codesta malattia, altri in un'altra, altri, però bisogna sempre ritrovare, e te vedo che insomma ci sei riuscita bene, sei un po' un'icona, no? Una portabandiera. Ci si prova, no, poi soprattutto, diciamo, le sconfitte servono per apprezzare meglio le vittorie. E quindi ogni tanto, per quanto dolorose, probabilmente è giusto anche che ci siano. Sì, ci devono essere, magari non ci fossero, però dal momento che ci sono, sì, è importante aver trovato la forza di superarle, e ci hai aperto un pochino questo mondo che io chiaramente non credevo fosse semplice da intervistare, però mi ha fatto piacere conoscerti, sei stata simpatica sin da subito, disponibile, e hai aperto questa finestra. Infatti, come ti dicevo prima, già un'altra ragazza di Firenze mi ha contattato, perché anche lei vorrebbe dire la sua, vorrebbe raccontare, insomma, anche lei è uscita, però ancora sperando che queste testimonianze vostre siano di aiuto. È quello che spero, che il fatto di espormi così tanto, che magari a volte può spaventare, però spero sempre che possa essere di aiuto per qualcun altro. Insomma, la morale è che bisogna stare attenti, e come una ragazza, un ragazzo, insomma,
hanno questi, hanno dei sintomi che non sono usuali, bisogna che ne parlino con persone specializzate. E oltretutto, sì, come hai detto te, si trovano anche online con dei numeri verdi, numeri di ascolto che non, sì, non c'è, non c'è, anche se uno è un po' timida, un po' timido, va bene lo stesso. Sì, online si trovano parecchi, anche di email a cui scrivere, se uno magari si vergogna nel telefonare. Comunque è tutto anonimo e gratuito, è una cosa che ci tengo molto a, a sottolineare. Bene, io con questa, questo consiglio, con questo bel sorriso, da una parte mi dispiace non vedermelo più qui davanti, però c'è il, la registrazione del video, quindi quando voglio me lo vado a rivedere. Si rimarrà in contatto, perché magari qualche idea viene sempre da prendere e portare avanti. E, sai, noi si fa le magliette da cicliste, ci abbiamo i valori, la lotta alla violenza sulle donne, ci abbiamo chiama il 1522 in caso di violenza, e ci abbiamo tutti questi valori, no? E no al doping, e addirittura ci abbiamo delle cicliste di cui una l'ho intervistata, una amica che è diabetica dalla nascita, però va lo stesso in bici, e quindi attraverso queste magliette, il ciclismo, le cicliste, si tiene vivi questi argomenti, si mandano in giro per le strade, poi selfie, foto, video, in maniera da, da invogliare le persone a parlarne e a reagire. Dai, io allora, prometto che quando mi arriverà la tua maglietta mi farò portare in bicicletta e porterò sulle strade la maglia. I valori, una bella foto, sì, fai felice il fidanzato, fai felice me, fai felice tutte le cicliste e soprattutto vedrai che dopo ti viene la fame. Sì, però ormai questa... Senti, io ti ringrazio di essere stata qui con noi, di esserti messa a nudo, diciamo l'anima a nudo, per raccontare tutte le tue cose, le tue esperienze. Grazie a te per l'invito e per l'opportunità di parlarne a un pubblico. Magari un'altra volta si organizza in maniera più approfondita, anche con delle persone... diciamo più professionali e preparate, con chi organizza un bel dibattito. Io saluto anche i nostri amici Albina, Gaetano e chi è stato in ascolto in silenzio, perché immagino non è facile, non è come fare un commento a una ciclista, anche se Alba è stata veramente disponibilissima. Una buona sera, una buona notte a tutti, e domani e domenica per noi è festa. Lunedì si partirà con una settimana dedicata alle ragazze degli altri sport, nuoto, endurance e tantissimi pugilato, e alla scoperta di tutti gli sport purché siano interpretati dalle donne. Abbasso gli uomini. Ciao a tutti, ciao Alba, a presto. Ciao, buona serata.